Ciao ragazzi, benvenuti in un altro video. Oggi parliamo di una nuova book review, in particolare un segreto di famiglia di Micaela Bley, ovvero questo in formato digitale che mi è stato gentilmente inviato da Newton Cotton. Iniziamo con il dire che io ultimamente, nonostante nella mia libreria abbia dei gialli e dei thriller, ultimamente non ne avevo letti, però mi aveva incuriosito molto la trama. Questo libro lo potete trovare ovviamente sia in versione ebook, sia in versione con copertina rigida, ovviamente. La copertina rigida costa 12 euro, mentre l'ebook lo trovate a 2,99 euro. Parliamo della trama. Sto guardando di lato perché la trama ce l'ho praticamente da questo lato. A Stoccolma è un freddo e piovoso venerdì di maggio, quando la piccola Laike, di soli 8 anni, scompare improvvisamente nel centro della città. La rete televisiva nazionale si lancia subito sulla notizia e manda sul campo un'inviata specializzata in cronaca nera, Ellen Tam. Chi ha visto Laike per l'ultima volta? Chi sono i suoi genitori? Il padre e la madre di Laike sono separati ed è stata la nuova moglie del padre ad accompagnare la bambina al centro sportivo, dove se ne sono perse le tracce. La donna, madre a sua volta da poco, racconta la sua versione dei fatti, ma ci sono delle zone d'ombra nella testimonianza. La tata che ha cresciuto la bambina è chiusa nel dolore, la madre di Laike invece è imperscrutabile, soffre ancora il peso del divorzio e di una depressione postpartum mai affrontata. Il padre, dal canto suo, non si dà pace. Nel frattempo, Ellen si impegna in una ricerca spasmodica, nonostante la corruzione della polizia, i sempre più strani comportamenti dei genitori di Laike e le frecciate velenose dei colleghi. Ma ha deciso di fare il possibile per fronteggiare la situazione davvero professionista, perché questo caso le ricorda da vicino ciò che conosce sin troppo bene, segreti di famiglia, bugie, inganni che la obbligheranno a confrontarsi con il proprio doloroso passato mentre le speranze di ritrovare la bambina scomparsa si assottigliano. Allora, iniziamo col dire che è molto scorrevole, non è uno di quei thriller pesanti, quasi angoscianti. Ovviamente incominci tu stessa quasi inconsciamente ad indagare e ad accusare i possibili rapinatori man a mano che la storia si svolge. Come protagoniste abbiamo diverse voci, tutte femminili, quindi abbiamo Ellen che appunto è la telecronista nera, che ha questo bizzarro, cioè a parte il proprio passato che si confonde quasi con il presente e questo suo modo per cercare di affrontare la paura della morte è appunto buttandocisi in mezzo, quindi nonostante lei abbia paura della morte, per esempio, lavora come telecronaca nera. La sua stessa psicologa gli aveva detto che non è che andasse molto bene questa sua scelta lavorativa e tra l'altro le ha suggerito una specie di filastrocca da raccontarsi, diciamo un mantra, ecco, più che filastrocca, da ripetere ogni volta che in situazioni di panico, di paura, e quindi la sentirete spesso mormorare morte, 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 perché appunto è il suo modo di affrontare la sua paura più grande, ovvero la morte. Come seconda voce avremo la madre, ovvero Helena, che appunto vedremo il suo punto di vista da come dopo il divorzio la sua vita sia diventata sempre più difficile da gestire anche con sua figlia, non aveva più un bel rapporto perché essendo da sola a doverla crescere o più o meno praticamente ha dovuto riempire le sue giornate piene di lavoro e tornare a casa stanca, non aveva voglia di certo di stare con la figlia. La figlia era condivisa una settimana al padre e una settimana alla madre. Con la madre, appunto, c'era questo non rapporto per queste sue difficoltà, incapacità di poter creare rapporto con la figlia, il non saper affrontare il divorzio e provare questa specie di rancore per il suo ex marito che si è ricreato una nuova famiglia senza di lei. Poi vediamo il punto di vista di Chloe, ovvero l'amante del marito, comunque la nuova moglie. E io, ad essere sincera, è stato il personaggio che più ho odiato perché andiamo a vedere su come lei fosse gelosa della bambina. E per me è strano perché appunto lei, appena diventata madre, avrebbe dovuto
secondo il mio punto di vista, vederla come figlia Laike, non vederla come una nemica come lei ha fatto, vederla come nemica della propria famiglia. Non sto spoilerando niente perché tutto ciò si rivela subito nei primi capitoli. Cos'altro posso dirvi? Devo essere sincera, non l'avrei acquistato con tutto il cuore perché io non sono molto attratta dai thriller. Però nello stesso tempo devo ammettere che mi ha stupito perché appunto non è un genere che leggo, ma non è un genere che leggo, però mi è piaciuto nella sua trama, nel suo coinvolgerti e nel suo poter portarti al risolvere l'enigma che c'è dietro Laike. Pian pianino vedi anche la soluzione di altre problematiche di ogni personaggio e fino al finale che io quasi non mi aspetto, ecco. Cioè, io ad essere sincera non sono molto intuitiva quanto lo è mia madre. Mia madre già è più intuitiva di me e avrebbe sicuramente già svelato il mistero. Io ci ho messo un po' e finché non l'ha rivelato sono riuscita a fare uno più uno. Avete presente quando poi ricompongono il puzzle e tu fai, ah, ecco. Ecco, praticamente questa è stata la mia espressione finale. Ve lo consiglio, sì, se amate i thriller, se amate i gialli, comunque questo genere sicuramente ce ne sono di più intensi e più complessi, ma se come me siete alle prime armi con questo genere, questo può essere un libro che fa per voi. Niente, questa era la mia review per quanto riguarda il segreto di famiglia, senza articolo perché io sbaglio, ma si chiama Segreto di famiglia. Fatemi sapere se vi interessa questa tipologia di generi, quale vi piace di genere a voi, perché io vado più sugli young adult, paranormal, cose del genere. Però non disdegno tutti gli altri romanzi, romanzi d'amore, romanzi stoici, thriller, gialli. Quindi fatemi sapere qual è il vostro genere preferito. Io vi mando un grosso bacio e ci rivediamo al prossimo video. Ciao ciao!